Sì, devo dire che il 21° rapporto, che come ogni anno è un presidio, secondo noi, straordinario, che viene offerto al Paese di quella che è la lettura, la fotografia di quanto accade nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, ci indica una strada che secondo me dovremmo seguire con grande saggezza, ovvero quello che il nostro legislatore ha immaginato il Servizio Sanitario Nazionale con due componenti, una di diritto pubblico e una di diritto privato. Ed avendo anche immaginato che i posti letto fossero divisi tra le due componenti, noi gestiamo il 31% dei posti letto, la componente di diritto pubblico il 39,1% dei posti letto, e solo lavorando in maniera sinergica ed evitando tautologie e ripetizioni e facendo un patto sociale che veda come obiettivo solo e esclusivamente quello che l'interesse del cittadino e l'esigenza di dargli una risposta puntuale, efficace, efficiente e di qualità alla sua domanda di salute, che noi supereremo il problema delle liste d'attesa, del rinuncio alle cure, della mobilità sanitaria, che sono tre criticità che, ancorché in maniera diversa, registriamo in tutte le regioni italiane. È chiaro che nelle regioni che hanno meno vincoli di bilancio lo registriamo meno. Se dobbiamo proprio tornare a una dicotomia che non mi piace, nord-sud, al nord sicuramente lo registriamo un terzo di quanto viene registrato al sud, però è un fenomeno molto complesso da sintetizzare in poche parole. A nostro avviso va proprio individuato un fa, non individuato, fatto un patto sociale a vantaggio solo e esclusivamente dei cittadini, dove le due componenti lavorino sinergicamente e con un unico obiettivo.